Allora, buongiorno, ci siamo, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e possiamo cominciare. Una prima cosa, prima di iniziare, avete ricevuto tutti la sacchetta con i materiali. Dentro la sacchetta trovate questo oggetto, questo braccialetto. Ecco, questo è il braccialetto che contiene l'ebook con tutti gli abstract di tutte le persone che hanno superato la doppia revisione cieca. Gli abstract sono in italiano e in inglese e questo ebook ha anche l'ISBN, perciò non lo buttate via, ce n'è uno per ciascuno, non ve ne vengono dati altri. Questa era la prima cosa che volevo dire prima di iniziare. Ecco, e poi per iniziare proprio la seduta io voglio ringraziare le persone che sono sedute qui a questo tavolo, perciò intanto grazie a Sua Eccellenza Nassir Abdulaziz Al Nasser, alto rappresentante delle Nazioni Unite e rappresentante di UNAOC. UNAOC, lo trovate scritto nell'interno del materiale, è l'organismo delle Nazioni Unite che si occupa di educazione, cultura e dialogo interculturale, perciò davvero è un onore averlo qui con noi. E poi devo ringraziare davvero tanto il dottor Bill McAndrews, che è capo della strategia di comunicazione, comunicazioni aziendali e di mercato, responsabile di questo progetto per BMW. Lo ringrazio particolarmente perché, come forse alcuni di voi ricordano, il dottor McAndrews era con noi anche per la terza giornata interculturale ed ha apprezzato moltissimo quello che la Bicocca ha fatto per la terza giornata interculturale e anche pochi minuti fa me lo diceva, altrettanto ha apprezzato questa giornata, perciò lo ringrazio davvero di essere qui e del suo apprezzamento. Grazie. E poi grazie al dottor Sergio Solero, presidente e AD di BMW Italia. Io non lo conoscevo perché nell'occasione della terza giornata non era con noi, mi spiegava un suo collaboratore che era in Sud America o da un'altra parte del mondo, non ricordo, appunto 2 anni fa. E lo ringrazio davvero di essere qui in rappresentanza di BMW e di BMW Italia. E anche a lui vorrei fare un applauso. Ecco, la partnership con BMW è iniziata proprio, come sapete, 2 anni fa ed è iniziata. Questa è la potenza dei libri, crediamo tutti, siamo in un ambiente universitario, crediamo tutti nei libri, ed è nata la partnership perché una persona, il dottor Roberto Livi, aveva avuto il libro che era venuto fuori dalla prima giornata interculturale Bicocca, che era stata fatta nel 2002, da noi, qui in università. Perciò un libro pubblicato fra l'altro da Franco Angeli, ha costituito il legame che ha permesso la partnership con BMW Italia e Bicocca. E poi grazie al professor Paolo Cherubini, prorettore dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, che è qui al posto del nostro rettore, grazie. E grazie alla professoressa Maria Grazia Riva, che è direttore del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa, che è il dipartimento che ha organizzato questa giornata. Perciò grazie. E ringrazio, dal momento che è arrivato, ringrazio il dottor Alessandro Baricco, e davvero grazie di essere qui. E il professor Caracciolo arriverà, è ancora in treno e lo saluteremo quando arriva. E poi grazie a tutti voi di essere qui così tanto numerosi in occasione di questa quarta giornata interculturale Bicocca. Alcuni di voi so che hanno fatto anche dei viaggi lunghi per arrivare, ma credo che una giornata così possa valere la pena per la propria formazione. E per me è un grande onore essere qui, avere progettato e aver organizzato questa quarta giornata interculturale ed è un onore essere qui con voi oggi e vi ringrazio. Grazie. E allora do la parola al professor Cherubini che inizia la mattinata. Buongiorno a tutti, vi porto il benvenuto del Rettore Cristina Messa, che purtroppo non può essere qui, è a Roma, alla CRUI, e ho quindi io l'onore e sono lieto di aprire i lavori di questa quarta giornata interculturale della Bicocca in collaborazione con i graditi ospiti della BMW e dell'Alleanza delle Civiltà delle Nazioni Unite, con il patrocinio dell'Ufficio Scolastico della Lombardia, del quale saluto l'assessore, del Comune di Milano. Sorry. Il titolo di quest'anno, di questa iniziativa, è Costruire ponti, l'educazione interculturale all'epoca dei fondamentalismi. Mi ha colpito e vorrei ricordare altri due titoli. Uno, ci conviviamo ogni giorno perché è uno degli obiettivi europei del Framework Program Horizon 2020 e si chiama Costruire società inclusive, innovative e riflessive, quindi un obiettivo strategico dell'Europa intera. Il secondo è il titolo di un intervento che una persona che si è spesa molto per l'integrazione dei diritti umani, cioè l'onorevole Emma Bonino, terrà qui, oggi stesso alle 15 nel nostro auditorium, per coincidenza, e che ha voluto titolare il suo intervento nella nostra serie di lezioni sull'emigrazione ai confini «Per l'Europa c'è un sequel o siamo al re-end?». Sono tre titoli che indicano, a mio parere, un sentire condiviso comune a molti policy makers, e cioè il tema dell'inclusione e dell'integrazione tra culture non è solo di pressante attualità, non è solo di moda, piuttosto segna un'epoca, cioè una di quelle fasi della storia in cui si può scegliere di andare in una direzione oppure in un'altra. Tocca a noi agire, ai nostri policy makers, ma anche a ciascuno di noi, ciascuno nell'ambito della sua portata, per scegliere quale futuro preparare. In un pianeta che ormai è popolato da più di 7 miliardi di persone, dove la tecnologia e i sistemi economici potrebbero garantire una sopravvivenza perlomeno decente a tutti, in questo contesto la sfida, la reale sfida è diventata: sappiamo trascendere. L'umanità sa andare oltre ciò che è stata nel passato, scusatemi, e diventare qualcosa di nuovo, dove la cultura diversa, il credo religioso diverso, gli usi e i costumi diversi non sono un oggetto remoto, il racconto di un viaggiatore in terre altre, ma sono alla porta accanto alla nostra. Ci viviamo accanto. Sappiamo farlo senza che questo generi scontri, vittime. Non è stato così in passato. In passato l'umanità ha quasi sempre reagito alla compenetrazione fisica fra culture, tra civiltà, producendo anticorpi culturali, guerre, e intendo militari, sociali ed economiche, barriere, e intendo veri e propri valli, barriere fisiche oppure barriere giuridiche, alla stessa stregua, e genocidi, e intendo veri e propri genocidi delle persone, ma anche delle idee, guerre culturali. Tutto questo è comprensibile, ci sono basi economiche, geopolitiche, psicologiche, neuroscientifiche, etologiche e sociologiche, le conosciamo, le abbiamo discusse in tante sedi scientifiche, anche qui, anche in Bicocca, e sappiamo capire perché siano avvenuti questi conflitti, queste guerre, questi odi reciproci. Sono frutti di comportamenti individuali e sociali che purtroppo sono, fra virgolette, normali, sempre fra virgolette, razionali modi di adattamento a un contesto. Solo l'osservatore ingenuo ormai attribuisce a follia i comportamenti xenofobici o di conflitto interculturale, non sono opera di folli. Se fossero opera di folli non sarebbero un problema, sarebbero limitati. Sono quindi comportamenti banali, com'è banale il male, secondo la Arendt. Eppure l'uomo è un uomo perché può cambiare i suoi comportamenti rapidamente e macroscopicamente senza attendere i tempi lunghi dell'evoluzione biologica. Nel chiedere poco fa sapremo trascendere, non vorrei essere frainteso, non intendevo alcuna trascendenza fantascientifica o mistico-religiosa verso nuove entità postumane, assolutamente. Intendevo una trascendenza comportamentale, cambiare il comportamento nel profondo attraverso il radicamento di nuove norme di tolleranza, accettazione e inclusività. Questo è possibile. Il fatto che sia possibile non vuol dire che sia realizzabile. Se sarà realizzato, lo sarà grazie all'educazione, lo strumento che cambia il comportamento umano è l'educazione. Per questa ragione occasioni come queste, in cui già dal titolo del convegno si enfatizza come lo strumento dell'educazione interculturale è lo strumento che costruirà ponti fra le due sponde e che costruirà il futuro dell'umanità, sono molto benvenuti in questo Ateneo. Desidero quindi estendere i ringraziamenti che già Mariangela ha fatto a tutti, a lei stessa, per essere la principale organizzatrice del convegno. E di nuovo alla professoressa Riva per aver ospitato nel suo dipartimento questa importante iniziativa. Con questo vi auguro buon proseguimento dei lavori e grazie di essere venuti. Sì, allora passo la parola alla professoressa Maria Grazia Riva per un breve saluto. Prego, grazie. Grazie Mariangela, buongiorno a tutti e a tutte, anche da parte mia, benvenuti appunto anche da parte mia e di tutto il mio dipartimento a tutti voi in Bicocca, come ha già sottolineato il prorettore professor Cherubini. Anche da parte mia ancora una volta un sentito ringraziamento per il supporto e la partecipazione al nostro evento. Di Nassir Abdulaziz Al Nasser, alto rappresentante delle Nazioni Unite for Alliance of Civilization, UNAOC, a Bill McAndrews, Vice President Communication Strategy, Corporate and Market Communication, BMW Group, e a Sergio Solero, Presidente e amministratore delegato del BMW Italia, così come ad Alessandro Baricco e a Lucio Caracciolo, che proseguiranno i lavori della mattinata. È davvero un grande onore per noi avere così prestigiosi ospiti per riflettere tutti assieme su un problema che sta a cuore a tutti, qual è quello oggetto del titolo del convegno di oggi. So welcome and thank you very much for supporting our conference today. Sono appunto molto orgogliosa di portare i saluti a questo importante evento dedicato a uno dei temi più strategici oggi, come già illustrato da chi mi ha preceduto, per non dire forse il più strategico, per chi ha a cuore le sorti della società e del pianeta, quello dell'intercultura, della necessità di costruire ponti e connessioni fra posizioni culturali, religiose, politiche radicalmente diverse. Il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione è da tempo impegnato sul fronte dell'intercultura, dello studio e dell'analisi delle diverse culture e dell'educazione interculturale in molti modi. Anzitutto al Dipartimento afferiscono 6 corsi di laurea impegnati nella formazione di maestri, educatori, pedagogisti, ma anche esperti della comunicazione e antropologi e formatori aziendali e professionali. Ognuna di queste figure professionali è oggi ingaggiata nell'incontro con le culture altre, con il dramma dei migranti, dei rifugiati, dei richiedenti asilo, ma anche con la diversity management e tutte le problematiche che riguardano l'incontro tra culture anche nelle aziende, come si diceva anche prima col dottor Solero. Oltre che sul piano della didattica, il nostro Dipartimento, ma del resto anche tutta l'Università, è impegnata sul piano della ricerca, tra cui spicca in primo piano la ricerca nell'ambito della pedagogia interculturale, che ha promosso appunto questo convegno nei diversi contesti: la scuola, i servizi socio-educativi, la società civile diffusa, la formazione aziendale e professionale, e per la costruzione soprattutto di una mentalità interculturale aperta, critica, problematica. Ringrazio particolarmente anch'io la professoressa Giusti per il grande impegno da sempre l'ha vista prodigarsi in iniziative dedicate a mantenere viva e forte l'attenzione sui grandi e piccoli, ma non meno importanti, temi della pedagogia interculturale e comunque dell'intercultura anche diciamo, considerata più ampiamente sul piano interdisciplinare. Si pensi anche alla Winter School India che la professoressa Giusti propone da tempo. L'intercultura ci sfida fortemente in questi drammatici anni di sconvolgimenti planetari, di violenza e crudeltà inaudita, di spirali di vendette che nessuno ha la forza di interrompere per prima, e quindi uno dei nodi cruciali è il work of reconciliation, il lavoro della riconciliazione su cui tante organizzazioni si stanno impegnando. Sappiamo che l'intercultura e il rapporto tra autoctoni e stranieri ha attraversato varie tappe. All'inizio è stato affrontato con il costrutto e le pratiche anche dell'assimilazione, che portava a rendere l'altro uguale, simile a sé. Questo modello risultava incentrato sul superamento di un difetto dello straniero, di una mancanza da colmare, di una differenza da fagocitare. In questa fase si parlava di una pedagogia per stranieri, in cui l'obiettivo era di far smettere di esistere l'alterità. La seconda fase si è mossa nella direzione del multiculturalismo, che riconosce la pluralità delle culture esistenti sul pianeta e le guarda con uno sguardo relativista. In quest'ottica ogni cultura è un mondo però chiuso, originale, incomparabile. La differenza culturale costituisce quindi un valore da preservare, ma anche da sottrarre a ogni mutamento. Oggi il modello che presiede il rapporto con gli stranieri è rappresentato dall'intercultura, appunto, che ci vede qui riuniti, che celebra piuttosto l'ibridazione culturale e concepisce la cultura stessa come prodotto di un meticciamento e di un'ibridazione. Ecco che allora entra in gioco prepotentemente la questione dell'identità e la paura di perdere parti di noi, parti del sé. Infatti noi interiorizziamo la cultura di appartenenza fin dalla nascita, e quindi la cultura è parte integrante del nostro sé e della nostra identità. Se l'intercultura chiede il dialogo che trasforma entrambi i partners, diversamente dai modelli prevalenti nelle fasi precedenti, allora compare prepotente la paura del cambiamento, come diceva anche il prorettore. Emerge perciò l'importanza fondamentale di lavorare con la formazione e l'educazione per preparare bambini, adolescenti, ma soprattutto adulti, perché la responsabilità è soprattutto del mondo degli adulti, e questo è proprio il punto più importante, e in tutte le professioni e nella stessa società civile diffusa. Imparare ed aiutare attraverso l'educazione a tollerare la paura di cambiare, permettendo così l'incontro. Se non si lavora sugli aspetti della paura non ci può essere un autentico incontro, perché poi ciò che non viene considerato riemerge più avanti. Ecco allora che l'educazione diventa uno dei principali ponti, come dice il titolo del convegno, tra gli opposti. Il nostro Dipartimento, con la sua didattica, la sua ricerca e la sua cosiddetta terza missione, come si usa dire qui in Italia a proposito delle tre missioni dell'università, contribuisce senz'altro a questo cruciale compito storico della nostra cosiddetta postmodernità. E quindi a questo punto non mi resta che augurare a tutti un buon e proficuo lavoro. Grazie. Prima di dare la parola al prossimo relatore vorrei darvi una piccola comunicazione. Vedete che ci sono diverse macchine fotografiche, strumenti per riprendere. Naturalmente ci sono dei fotografi perché ci sono delle persone importanti qua, però ci tengo a dirvi che abbiamo qui con noi un gruppo di ragazzi e ragazze della Scuola Holden di Torino. E loro anche hanno questo compito, il compito di riprendere, di scrivere, di fare delle fotografie, forse anche di farvi delle interviste. E dunque vorrei fare un applauso di benvenuto anche a loro. Per loro è formazione ed è anche lavoro, perciò li vogliamo facilitare in tutto. And so, many thanks, really many thanks, and welcome again to Her Excellency Nassir Abdulaziz Al Nasser, a representative of ONU, Alliance of Civilization, and the stage is yours, please. Professor Paolo Cherubini, Deputy Rector, Professor Maria Grazia Riva, Director of Human Science Department, Mr. Bill McAndrews, Vice President, Corporate Communication, BMW Group, Mr. Sergio Solero, President, BMW Italy, and Professor Maria Angela Giusti. Thank you so much. Good morning, everyone. I'm very pleased to be back to your esteemed university and to participate again in Bicocca Intercultural Day. I would like to take this opportunity to thank Professor Giusti for organizing this successful event for the 4th year, and I would like to thank BMW Group for hosting the event. The main theme of today's event is building bridges between the two banks, intercultural education at the time of fundamentalism. This is very much in line with the core of the United Nations Alliance of Civilizations mission, which strives to build bridges across cultural and religious borders, foster understanding and dialogue, and promote diversity. It would be stating the obvious to say that we have been witnessing a rise in the wave of violent extremism and radicalizations. The ugly face of terror wearing the cloak of religion is invading the lives of thousands of innocent people and causing an unimaginable destruction to their lives. We live in a time of transformation, and our world is changing rapidly. To keep pace, we must be innovative in expanding space for dialogue. We must break down barriers of mistrust and build new avenues of understanding. The Intercultural Innovation Award, IIA, in partnership with BMW, is a perfect example of our commitment to find new and original ways to bridge divides, build knowledge on cultural diversity, promote tolerance and peace across religions, and develop intercultural partnership. You see, by doing so and partnering with grassroots organizations, we seek to provide a counter-narrative for violent extremism. Ladies and gentlemen, dear students, a few weeks ago, we organized in Baku, Azerbaijan, our 7th UNAOC Global Forum, themed Living Together, an Inclusive Society, a Challenge and a Goal. One of the main segments of the program was the celebration of the Intercultural Innovation Awards. This year's ceremony captured the hearts of minds of everyone attending as they heard from the awardees their extraordinary stories. The new organizations were awarded and joined the IIA family from SMS-based tool for marginalized communities to tell their stories via international media outlets, to a platform to engage men, boys, and communities to address the socio-cultural stereotypes and condition that embeds girls' education in Eastern Africa. Coming from all over the world, the Our Deed Initiative provides outstanding examples of leaderships, celebrating diversity and fostering imagination and creativity with the aim of boosting innovative collaboration across divides and making vital contribution to prosperity and peace. Allow me here to tell you briefly about the impact of this successful partnership that we forged with BMW Group. Since 2011, we awarded 41 organizations coming from all continents, but the award is not limited to the monetary prize per se. What counts the most is the unique opportunity for the awardees to benefit from BMW and UNAOC respective expertise and become part of an alumni network of like-minded individuals that can offer synergies for cooperation. The increase in impact and relevance of the Intercultural Innovation Award in the past years has grown impressively. In 2011, the countries impacted by IIA awardees were 39. By the end of 2015, the increase was over 150%, with 98 countries across all continents. The growth in the terms of number of beneficiaries impacted by the supported projects is even higher, touching almost 300% and over 1 million people. Let me take this opportunity to commend the leadership of BMW Group and thank Mr. McAndrews, Vice President of BMW Group, for his vision and constant support to this initiative. Allow me to take for a moment here as well about the corporate social responsibility and its relevance to the work of the United Nations. Over the years, the United Nations has transformed its relationship with the private sector, whereby many partnerships between UN agencies and the private sector had been forged. Our partnership with BMW Group is one of these successful partnerships. I would like to conclude by saying that we all share a common aspiration of achieving peaceful, just, prosperous and inclusive societies. In the spirit of the 4th Bicocca Intercultural Day, let us all commit to turn that aspiration into a reality. No one should be left behind. Thank you so much. Thank you very much.